Guglielmo Falciani, sei giunto per l'intervista a fine gara zoppicando. Non dovevi giocare, poi hai giocato, hai fornito la tua prestazione più che sufficiente, avete vinto e avete un po' sbarrato la strada alla Ferrini che sperava col recupero di giocarsi le ultime carte nello scontro diretto alla Maddalena per sperare in uno spareggio per la Serie B. Il calcio però è fatto di sorprese e in questo caso è una bella sorpresa da parte vostra. Vabbè, allora non è retorica quello che dico, però purtroppo noi abbiamo fatto la nostra partita molto blandi, penso che da fuori si sia visto. Non abbiamo sicuramente, non siamo venuti qua per far guerra perché non era la nostra intenzione e non lo stiamo facendo nell'ultimo periodo perché ci stiamo godendo questa salvezza raggiunta un mese fa. Purtroppo io ripeto, io non dovevo giocare, però a Tamburini gli è salita la febbre stamattina, quindi ha dato forfè, il mister mi ha chiesto un sacrificio, ma non sono in condizione, poi sono molto stanco, poi sono reduce dal Covid, quindi non mi sono allenato per un bel periodo, ho stretto i denti, ho cercato di dare il mio contributo, ma grazie per la più che sufficienza, ma sono arrivato pelo pelo alla sufficienza. Senti Guglielmo, siccome tu hai fatto tanti campionati, hai vissuto momenti belli, momenti bui, hai ingoiato rospi, capisci lo stato d'animo del giocatore della Ferrini, che ovviamente erano delusi e dicevano ma come, questo Sant'Elena perde 4 partite e poi riesce a farci 3 gol. Vabbè, cioè, i risultati effettivamente dicono così, però c'è da dire che a Bosa non siamo andati per farci una gita, anzi abbiamo avuto diverse occasioni, però ogni volta che subivamo il rigore sbagliato sull'1-0, poi ogni volta che subivamo un contropiede prendevamo gol, poteva finire anche con un risultato più ampio, però ci girava male. Però noi siamo andati a Bosa con l'atteggiamento di oggi per fare una partita tranquilla, per divertirci, ed è andata così. Però mi dispiace per la Ferrini, sono sincero, perché comunque molti di loro li conosco, però ripeto, il nostro atteggiamento si è visto, eravamo penso una squadra tranquilla. Sembrate un po' in difficoltà, avendo fatto invece il vostro dovere, cioè quello di giocare come si chiede per tutte le squadre. E a questo punto che cosa puoi dire della vostra stagione? Perché io faccio un'analisi dicendo che il Covid vi ha fermato il momento focale vostro, dove state inseguendo perlomeno la possibilità di lottare. Sì, ripeto, noi abbiamo subito un brutto stop per il Covid perché ci siamo contagiati forse in 6 o 7 e quindi abbiamo passato un periodo dove all'allenamento c'erano 5-6 persone e quindi l'abbiamo pagato. Poi per qualche giornata abbiamo voluto provare a cercare di centrare i playoff, ma penso che alla fine le squadre che sono entrate dentro un po' per prestigio, un po' per esperienza nella categoria hanno meritato ed è giusto che lo facciano loro, perché senza nulla togliere a Sant'Elena, però ricordiamoci da dove siamo partiti, nel senso che l'anno scorso abbiamo fatto 0 punti in quel frangente di campionato, quest'anno abbiamo fatto un grande girone di andata, naturalmente l'appetito viene mangiando, però diciamo che un po' la mia esperienza mi portava a dire di tenere tutti i piedi per terra, perché comunque poi alla fine i valori vengono fuori ed è giusto che sia così. È giusto anche sognare, perché poi non si sa mai, può essere anche colpa degli altri trovarsi in una certa posizione oltre che per merito. Cosa è cambiato dall'anno scorso? Magari questo salto lo potevate già fare, visto che si sono giocate appena 7 giornate e voi neanche tutte le avete fatte. Cos'è cambiato? Perché adesso il Sant'Elena è una squadra di categoria, dell'eccellenza. Vabbè, allora, prima di tutto secondo me un po' di consapevolezza. Questa consapevolezza magari ce l'ha data anche il mister. Secondo me abbiamo fatto quadrato all'inizio, abbiamo dimostrato, abbiamo voluto praticamente improntare, diciamo, nella testa un po' di tutti che fondamentalmente, tra virgolette, eravamo i più scarsi, nel senso che eravamo gente che magari non ha fatto tanto l'eccellenza e quindi dovevamo, per dire la nostra, dimostrare e correre più degli altri. Il primo periodo l'abbiamo fatto molto bene, siamo andati molto bene fino a qualche mese fa, però poi purtroppo sono venuti fuori i valori, ma siamo contentissimi e ripeto, il nostro campionato, il campionato l'abbiamo già vinto penso un mese e mezzo fa, il nostro campionato. Senti, cosa vedi adesso per la corsa al primo posto? C'era questa possibilità per la Ferrini di giocarsi anche lo spareggio all'ultima giornata, ora diciamo che l'Ilva ha un piede e mezzo in Serie D. Onore e merito all'Ilva, sono sincero, perché quando sono venuti da noi erano veramente avvelenati, abbiamo provato a tamponare, diciamo, la loro veemenza, ma erano veramente, andavano il doppio di noi, devo essere sincero.
Secondo me la Ferrini oggi ha pagato un po' la gara di domenica e un po' di pressione, perché doveva centrare a tutti i costi un risultato. Infatti secondo me erano un po' bloccati a livello mentale più che altro. Poi a volte il calcio ti riserva questi scherzi ed è brutto da ingoiare, il rospo. Però secondo me si rifaranno sicuramente nei playoff, perché sono una bella squadra, allenati comunque da un grande allenatore. Ci conosco, ci ho giocato anche insieme. Faccio la stessa domanda che ho fatto al mister: voi e il Monastir siete le sorprese di questo campionato? Beh certo, assolutamente sì. Manuzza ha fatto un gran campionato con una squadra di giovani, giovani bravi, ha fatto un gran campionato, altrettanto l'ha fatto De Sì con noi. Con qualche vecchietto, però no, certo, ci reputiamo anche noi la sorpresa e ci fa piacere essere etichettati così, dai. Noi adesso scherziamo, ma ci sono stati tanti giovani, non è facile vedere in eccellenza 2005, anche in porta, adesso non mi ricordo se 2005 è il porta. No, 2006. 2006 addirittura. Sì. Quindi merito, diciamo, al settore giovanile del Sant'Elena, che ha contribuito anche a questa tesi a tirar su, perché è stato allenatore degli allievi prima del passaggio in prima squadra e poi da responsabile della prima squadra a lanciarli. Sì, tolti due o tre siamo una squadra iper giovane anche noi, perché poi tolto magari Meccaboni e Palumbo, il restante della squadra sì, magari non sono 2004 ma sono 2099, quindi siamo comunque una squadra super giovane. Però vabbè, ci siamo divertiti, abbiamo fatto un bel campionato, adesso cerchiamo di onorare le prossime due partite e poi basta, poi ci daremo un 5, ci rivedremo, non so, l'anno prossimo, non in lo una so. Di queste due gare incontrate, credo, la Murese, niente, anche lì potete comunque incidere nella griglia playoff. Ma ripeto, noi andiamo con questo atteggiamento, un atteggiamento sereno, un atteggiamento spensierato, senza alcun tipo di pressione che non abbiamo mai avuto, anche quando magari le cose non stavano andando benissimo. Poi se la Norese sarà più brava, gli stringeremo la mano e col sorriso usciremo dal campo con molta tranquillità, sereni e spensierati come abbiamo affrontato la gara di oggi. Falciani, quanti altri campionati farà? Brutta domanda, nel senso che comunque l'età si incomincia a sentire, più che altro gli affaticamenti, sta diventando difficile recuperare dopo una gara. L'entusiasmo c'è, però è veramente pesante, soprattutto l'eccellenza è tosta. Vediamo come passo l'estate, poi decideremo l'anno prossimo. Noi possiamo trasferirti dei complimenti, quali sono? Il fatto che un giocatore come te, che ha fatto la Serie D, poi ha deciso anche di scendere in seconda. Normalmente quando si va nelle categorie inferiori poi è difficile ritornare su ed essere all'altezza delle categorie superiori. Vabbè, ringrazio per questo complimento, però l'ho sempre fatto con entusiasmo anche quando sono sceso di categoria. Mi sono sempre allenato al massimo, ho sempre cercato di allenarmi, perché secondo me il segreto per stare bene in campo è allenarsi. Quindi sono contento, ripeto, mi hanno dato l'entusiasmo questa massa di ragazzini che c'è nella squadra, perché sono un gruppo molto unito, si parla molto spesso gruppo, grande squadra, però devo essere sincero, negli ultimi anni ho fatto fatica a trovare un gruppo così unito, cioè praticamente passano giornate insieme loro, perché io purtroppo quando c'è la mia presenza diventa scomodo, perché mi vedono come un papà, quindi è merito loro che mi hanno fatto ritrovare questa situazione. Diciamo che è facile, quindi potete rivedere l'anno prossimo in campo. No, vediamo, ripeto, non escludo niente, assolutamente. Poi ripeto, qua mi sono trovato benissimo, una società sana, fatta di persone serie, in primis Luca Meloni, il dottor Meloni che è sempre presente, Mario Orru, cioè sono persone proprio di cuore. Anche e ci tengo, il mister Quagliozzi è un grande, e quindi ci tengo a dire che comunque mi sto trovando molto bene, mi fanno sentire un amico più che un giocatore, diciamo. Grazie Guglielmo, comunque complimenti per la stagione che avete fatto, niente, troveremo l'anno prossimo un Sant'Elena un po' più pronto e con una dimensione da eccellenza che vi siete conquistati sul campo. Grazie, buona giornata.